L'italiano deriva dal latino, ma addirittura possiamo dire l'italiano è il latino. In italiano ci sono decine di espressioni latine che usiamo quotidianamente senza difficoltà quando parliamo di referendum, curriculum vitae, quorum di elettori, postscriptum in una lettera, in una email. Tutto questo è latino, ma non ce ne accorgiamo nemmeno. Diverso magari è il discorso per le citazioni latine. Le citazioni latine sono normalmente belle, mentre il proverbio è in genere tradizionalista, conservatore, rosso di sera, bel tempo si spera. Le citazioni di proverbi italiani sono sempre un po' banali, meglio un uovo oggi che una gallina domani. Le citazioni latine sono belle, naturalmente alcune sono popolari. Se dico lupus in fabula è abbastanza frequente sentirlo e lo capiscono tutti. Carpe diem, famosissima. Certo, qualche volta posso usare la citazione latina in modo un po' snob. Se dico timeo Danaos et dona ferentes, che è una bellissima espressione per dire non mi fido di chi mi porta dei regali in qualche modo. Beh, se dico questo è possibile che l'altro non mi capisca e allora forse è meglio risparmiarsela, a meno che non si tratti di una situazione adatta. Dicevo, la citazione latina è bella, ma perché? Ma faccio un esempio brevissimo. Io molti anni fa, ero ancora appena laureato, avevo fatto un lavoro di italiano per un professore e ritenevo di aver scoperto delle cose importantissime. Do il mio manoscritto al professore che doveva leggerlo e dirmi se erano giuste le mie osservazioni. Gli mando queste 10 pagine, quando me le manda indietro, controllo, non c'erano correzioni, e già mi montavo la testa, e alla fine delle 10 pagine il professore ha commentato con un maiora premunt. Maiora premunt significa in questo momento ci sono cose molto più importanti da fare, e aveva anche ragione. Ecco, maiora premunt non è solo una citazione latina, è una lezione di vita.